Allora, noi ci sentiamo un attimo, magari parte di quello che ci dicono Sì, i dall'Ardigna nostri e amici salutiamo, chi dell'Ardegna. salutiamo? Salvatore, il marito di Sabina, che di solito sta in sala e quindi è chi Il frontman, accoglie, hai detto, il esatto, il frontman, frontman. Ecco, il quello leader, esatto. l'host. Quindi un bacio grande a Salvatore e grazie a Sabina per quello che adesso ci racconterà. Sentiamo che cosa ci dice Sabina. Nelle nostre zone è tradizione che il Natale non è solo il 25 di dicembre, ma è tutto il periodo del mese di dicembre fino alla fine delle feste, quindi con il 6 di gennaio tutto finisce e le feste finiscono. Durante questo periodo, come sappiamo, ci si riunisce in famiglia, tra parenti, si gioca a carte, si gioca a tombola e giustamente non devono mancare anche le cose buone e dolci che si preparano. Per esempio, durante le vigilie non devono mai mancare le sfince. Le sfince, come sappiamo, sono fatte con un impasto con farina, con patate e lievito, si possono aromatizzare con scorza d'arancia, scorza di limone, con vanillina, come ognuno preferisce. Si mette tutto a lievitare e poi si friggono le classiche forme a pallino oppure anche a ciambella. E la giornata festiva è molto piena di preparativi. Dapprima si prepara la tavola. Per tradizione, tanti anni fa, si preparava la tavola con una semplice tovaglia, si tirava fuori la classica tovaglia che si conservava per poi metterla in queste giornate particolari, la tovaglia ricamata, la tovaglia delle feste, È oppure chi non l'aveva anche una semplice tovaglia. E come poi si entrava in cucina e si iniziava a il corredo per preparare il l'ospedale, solo per pranzo. quello. E Sì, il corredo delle in feste cucina ognuno solo di per noi quello. iniziava a No, noi sentirsi, questa per esempio, già tradizione non dalla ce l'ho. No, ma mattina ormai non fuori c'è di più casa come si cosa, iniziava a sinceramente. sentire l'odore di frittura che poteva essere frittura di carciofi, frittura di baccalà, o si poteva sentire l'odore del sugo, del ragù che cucinava, o anche del brodo di gallina. Perché proprio durante gli anni passati il brodo per tradizione era uno dei piatti tipici